La democrazia si innerva di queste libertà moderne che consentono appunto di scrivere quell'articolo 1. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Articolo 1 che noi abbiamo il torto grave di aver messo sotto naftalina, perché abbiamo considerato le cose più belle della nostra storia civile come dei reperti archeologici da commemorare una volta all'anno. Lo Stato non si occupa dell'Alcoa o delle miniere o della chimica fine o della siderurgia o del tessile, dell'abbigliamento, del calzaturiero, dell'agricoltura che arretra, che perde terreno. Non si occupa di queste cose, si occupa della mia camera da letto, vuole ficcare il naso e vuole sapere con chi faccio l'amore e quali diritti ho io come individuo. Questo è il profilo dello Stato che abbiamo avuto. Recuperare il vecchio sistema di valutazione attraverso i voti, perché penso che attribuire a una creatura un debito o un credito sia già questo una modalità educativa distorta, che però appartiene alla nuova missione educativa, non più formare cittadini ed educare alla democrazia, ma formare clienti educandoli al mercato. La guerra che è cominciata nel 1980 davanti a Mirafiori e che è finita nel 2010 davanti a Mirafiori, è finita con la sconfitta del movimento operaio e con l'idea che il lavoro potesse tornare a essere una merce povera, fino a far carta straccia del contratto collettivo nazionale di lavoro, fino allo sfregio, complice il Partito Democratico, dell'articolo 18 dello Statuto dei diritti del lavoro. Questa capacità di toccare delle corde che alla fine mi commuovono, alla fine è troppo bravo. Penso che possa essere un cambiamento importante nella politica di questo momento, speriamo che lo sia davvero. Persona che oggi penso sia l'unica in Italia che ha ancora il coraggio e la chiarezza di esprimere e portare avanti dei concetti. Un uomo che capisce i problemi, è un uomo che sa ascoltare, io dico, le lacrime del mondo. Devo dire che il modo che ha, il coraggio che ha per portarle avanti, anche un po' contro tutti, alla fine mi commuove. Grazie Nicky.